Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi si torna finalmente a parlare di outfit da queste parti e io sono super felice perché era un po' che non ne parlavo e mancava anche a me tantissimo. Gli outfit di oggi sono ispirati letteralmente agli outfit che più adoro delle It Girl su Instagram. Quindi quello che vorrei creare in questo video è la possibilità di ricreare gli stessi outfit o ispirarci agli stessi outfit e ricrearli con pezzi che però abbiamo già nell'armadio, perché per il video di oggi non ho acquistato nulla di nuovo, quindi sono tutti pezzi almeno della scorsa stagione e saranno tutti outfit autunnali barra invernali con pezzi degli anni passati per ricreare outfit attuali e da It Girl. Io sono molto fortunata perché oltre al mio armadio ho anche quello di mia sorella, quindi molti dei pezzi che vedrete oggi in video saranno anche suoi e questa è una grande fortuna per me perché avere una sorella e in più di un'età vicina alla tua e della tua stessa taglia è una benedizione. Togliendoci questo di mezzo, cominciamo con gli outfit. Partiremo da quello che sto indossando, che non era stato pianificato, ma l'ho messo insieme proprio per iniziare il video e mi sono accorta che lo sto amando alla follia. Questo è un vestitino che ho preso dall'armadio di mia sorella ed è perfetto per essere indossato anche in autunno con un cardigan pesante, molto molto chunky. E con il pezzo forte della stagione che vedremo quasi in tutti gli outfit, i mocassini indossati coi calzini. Io non so come la pensano i maschietti, ma io questa combo la trovo molto sexy. E quindi sarà il pezzo forte di oggi e vedremo in mille salse questo piccolo dettaglio qui. Oltre al mocassino indossato con la calza lunga, anche tutti gli altri outfit sono molto molto simili al mio stile, quindi rispecchiano quasi alla perfezione lo stile che piace a me e quindi, oltre ad essere avvantaggiata dall'armadio di mia sorella, sono avvantaggiata anche dal fatto che comunque tutti i pezzi che ho nell'armadio sono comunque in linea con lo stile che c'è adesso. Ma contando che i pezzi che ho accumulato nell'armadio sono sì cose che piacciono a me e cose di base evergreen, sono comunque cose acquistate l'anno scorso o quelli ancora prima e quindi immagino abbiate anche voi almeno un pezzo simile a quelli che tirerò fuori per ricreare i vari outfit. Il primo outfit che andiamo a ricreare è letteralmente ispirato al pigiama style. Perché al pigiama style? Perché su Instagram sta spopolando questo outfit composto da pantaloncini, maglia e sopra un blazer, indossato sempre ovviamente con mocassini e calzini lunghi, perché io non sto indossando il pigiama, quindi i pantaloncini e il top in maglia, perché per me è un po' too much, nel senso che vedo il perché, capisco il perché, è molto sexy, ma per me non è una cosa contemplabile andare in giro in pigiama. Per cui sto ricreando lo stesso outfit, però in altre salse, un pochino più indossabili, perché poi tra l'altro ci sono tante altre ragazze di Instagram che lo indossano in vari modi. Uno tra questi è quello che sto indossando, e cioè pantaloncino in denim, quindi portiamo un pezzo dall'estate, lo sfruttiamo anche nella stagione più fredda. Una polo, il blazer un pochino più particolare che richiama un po' i vari colori che sto indossando, borsettina, mocassino e calzino e sono pronta per un giro in centro per un gelato, un aperitivo o un brunch. Indossateli insomma come più vi piace gli outfit e dove preferite, perché sono davvero molto adattabili, si prestano bene a varie occasioni e in realtà ultimamente ho notato che gli outfit non sono più soltanto dedicati a una sola tipologia di attività, ma a diverse tipologie di attività e quindi ti possono accompagnare dalla mattina
mattina fino alla sera. La seconda versione di questo outfit è un pochino più sassy e io la preferisco sinceramente, e vede abbinati tessuti un po' diversi e contrastanti tra di loro, per cui abbiamo il pantaloncino in semipelle, il maglione oversized e poi una giacca in vellutino a coste di nuovo oversized. Perché adoro questo outfit? Perché è molto rilassato, quindi ti permette proprio di rimanere molto molto easy con i piedi per terra senza montarti troppo, ma allo stesso tempo ti permette di sentirti un po' più put together, quindi non ti senti proprio trasandata e non ti senti di aver indossato proprio le cose a caso, ma sono un minimo ragionate. Io sinceramente questo abbinamento l'ho scoperto frugando nell'armadio e non vedo l'ora di indossarlo fuori perché mi sta piacendo davvero tantissimo. Poi da notare come lo stesso paio di scarpe e la stessa borsina si prestano di nuovo con un altro outfit, ma dal mood completamente diverso. E ci tengo a dirvi che quando andate a fare shopping è fondamentale farsi un'idea di quello che si ha nell'armadio e cercare cose che possono abbinarsi a quello che abbiamo già. In questo modo è matematico che la quantità di outfit che poi possiamo creare aumenta esponenzialmente, perché ci diamo la possibilità proprio di mischiarli tra di loro e creare outfit con feeling diversi. Vi sfilerò un'altra volta questo outfit perché mi sta dando un sacco di soddisfazione. Tra l'altro questo outfit mi dà talmente tanta soddisfazione che voglio darvi anche l'idea di come poterlo indossare anche in caso di pioggia, perché è vero che questo autunno ci sta regalando giornate di sole proprio estive quasi, ma è anche vero che la pioggia è dietro l'angolo e bisogna farsi trovare preparati, per cui con un semplice trench lungo e oversize si ha di nuovo un outfit perfetto anche per la pioggia. Ed eccomi con l'ennesimo outfit ispirato al pigiama style, e questo è proprio per chi invece il pigiama style non lo disegna, perché non c'è niente di sbagliato in quell'outfit lì, e se proprio voleste ricrearlo non c'è di nuovo bisogno di comprare qualche cosa di esattamente identico a quel pigiama che indossano le varie influencer su Instagram, perché basta prendere un paio di pantaloncini estivi molto leggeri e morbidi, l'importante è che siano morbidi, e un maglione preferibilmente nella stessa tonalità, perché se pensiamo al concetto pigiama, il sotto e il sopra sono abbinati e sono dello stesso tessuto e dello stesso colore, e quindi si abbina un pantaloncino a un maglione morbidoso e chunky. Di nuovo il mocassino è il calzino lungo e un blazer per sembrare un pochino più ordinate, quindi anche indossando il pigiama si può avere un effetto comunque bello, ordinato e anche a tratti elegante, ma soprattutto alla moda, se quello è l'obiettivo che avete quando indossate qualche cosa. Passiamo infine all'ultimo outfit della serie pigiama style, e si arriva finalmente a qualche cosa di più elegante e più indossabile anche per un'uscita la sera. Abbiamo anche visto che ultimamente anche per le uscite la sera le ragazze non si disturbano più a indossare i tacchi, e quindi anche per questo outfit abbiamo il mocassino nero, però quindi abbinato al pezzo sotto con il calzino in tinta, per cui non risalta così tanto e non dà troppo all'occhio, e tutti accessori dello stesso colore di uno dei due pezzi, e siamo subito in versione autunnale. Tra l'altro per ricreare questo outfit basta veramente poco, e cioè una camicia super elegante con maniche a sbuffo, o una camicia bianca oversized, o una camicia bianca boyfriend style, un paio di pantaloncini o una gonna o un 2-in-1 come questo pezzo qui, quindi pantaloncino gonna a vita alta, e poi un paio
paio di mocassini. Se poi siete ragazze che amano i tacchi, si possono benissimo indossare anche i tacchi oppure, ancora meglio, gli anfibi che a me piacciono tanto. Ora passiamo però agli outfit un pochino più caldi, perché anche se io non sono molto freddolosa e quindi prima che copra le gambe ce ne vuole, mi rendo conto che non tutti sono come me e ci sono persone che invece hanno bisogno di coprirsi al primo venticello freddo, per cui passiamo alla sezione pantaloni lunghi e outfit un pochino più caldi. Nella stagione fredda, anche se si pensa diversamente e vedo in giro di quelle cose tutte all black, si possono indossare benissimo anche colori molto chiari e anche i non colori tipo il bianco, perché vanno più che bene, non c'è niente di sbagliato, fidatevi. Anche perché vedere delle persone tutte vestite di nero, soprattutto in gruppo, fa un po' impressione. Quindi spargiamo un po' di colore, un po' di tonalità chiare in giro. In questo outfit abbiamo un paio di pantaloni bianchi, di nuovo rubati all'armadio estivo, un top rubato anche lui dall'armadio estivo, abbinati però ad un cardigan super chunky, in lana e molto molto caldo. Sopra si può indossare un trench, una giacca, un qualche cosa che ci ripari anche dal vento e siamo perfette anche per l'autunno e per l'inverno, per le temperature un pochino più basse. In questo caso di nuovo il mocassino, e mentre qualche anno fa preferivo indossare il mocassino con i fantasmini, quindi calzini che non si vedevano poi dalla scarpa, questi ultimi anni preferisco proprio indossare, come abbiamo visto, il calzino in bella vista. Non sono una di quelle persone che amano i calzini strani o i calzini particolari, però mi piacciono i calzini belli, di qualità e morbidosi e soprattutto lunghi, lunghissimi. Un altro outfit molto attuale, molto multitasking e trasformabile è questo qua. Semplice all'apparenza, ma adesso vedrete il perché di questo outfit. Di base può essere indossato dalla mattina alla sera tardi, perché abbiamo un blazer, una camicia, un paio di pantaloni neri e un paio di mocassini e siamo perfette per andare in ufficio. E questo è l'outfit da giorno. Mentre la sera, subito dopo l'ufficio, se non possiamo tornare a casa per cambiarci, come capita sempre a me, diventa anche un outfit super sexy, perché sotto si può indossare benissimo un top nero molto molto sexy e l'outfit è perfetto anche per un'uscita serale. Perfetto per un aperitivo, per una cena non troppo formale e ottimo per cambiarsi senza però farlo veramente. Un'altra ragione per cui il calzino lungo va benissimo per i cassini è perché tiene caldo e poi soprattutto perché per noi un po' più bassine non avere quello stacco tra la scarpa e il pantalone rende la gamba un pochino più lunga. Fidatevi, provateci e mi ringrazierete poi. Un altro outfit con i pantaloni che ci può accompagnare dal mattino alla sera, e in questo caso abbiamo un paio di pantaloni eleganti dal taglio a palazzo e un top sopra coperto da un maglioncino cropped, quindi corto e che lascia vedere un pochino di pelle. Durante il giorno ovviamente possiamo indossare un top che copre tutto quanto per andare in ufficio, mentre la sera si può togliere quello che copre troppo e si lascia quello sotto che invece è un pochino più sexy. Ovviamente in questo caso si prestano benissimo anche un paio di stivali col tacco o un paio di décolleté e siamo subito elegantissime e per niente banali. Infine abbiamo un ultimo outfit che insieme al precedente anticipa un po' quello che sarà l'argomento del prossimo video, per cui stay tuned per il video della prossima settimana. E abbiamo un vestitino lungo però molto sexy in raso, ma
abbinato ad un maglione è perfetto per essere indossato anche durante il giorno e anche in inverno, per cui la mattina si può uscire di casa in questo modo qui e non si sembra troppo vestite da sera o dalla sera prima, e ovviamente anche in questo caso lo si può abbinare ad un paio di mocassini, anche se per molti potrebbe essere una scelta un po' discutibile, però se lo fa anche Hailey Bieber, chi siamo noi per giudicare? Mi direte, non è che tutto quello che fanno le superstar è legge, ma in alcuni casi glielo possiamo far passare. Oppure, ancora meglio, per avere un outfit perfetto durante il giorno, cercavo proprio questi. Lo si può indossare anche con un paio di scarpe da ginnastica, bianchissime, ed è perfetto per andare sia in ufficio che fare una passeggiata in città, oppure per un'uscita un pochino più casual. Invece per la sera si può benissimo rinunciare al maglione, portarsi in borsa i tacchi e diventare subito sexy e pronta per un cocktail party. Ovviamente in questo caso ci viene in soccorso il trench e questo diventa subito un power outfit. E siccome gli outfit vanno anche visti e non solo raccontati, eccomi qua in versione da sera e sento proprio che non c'è bisogno di dire molto su questo outfit perché parla da sé. Come ultimo outfit non potevo ovviamente trascurare tutte noi ragazze un pochino più sporti, e in questo caso se solitamente le superstar di Hollywood o quelle di Instagram creano abbinamenti un po' discutibili, in questo caso bisogna dargli il merito di aver sdoganato il fatto di poter indossare in giro per la città un outfit da palestra, quindi una tuta da sport con un blazer e con qualche accessorio un pochino più elegante per avere un outfit perfetto per una passeggiata la domenica, per un brunch, per una passeggiata col cane, oppure un giro in città col fidanzato o le amiche. E non c'è outfit migliore perché abbinato al blazer è comunque un pochino più elegantino, più put together, perfetto anche per la città, mentre sotto rimaniamo comunque comodissime. È tutto per oggi, questo era l'ultimo outfit, spero di avervi dato un po' di spunti utili per questo autunno, per outfit da indossare senza troppe difficoltà, anche perché vorrei farvi notare che comunque ho scelto pezzi bianchi, beige, grigi e neri, quindi colori che di base sono dentro tutti gli armadi di ognuna di noi per l'inverno e l'autunno, e anche se a volte sembrano un po' tristi, un po' banali, sono i colori che maggiormente scegliamo. E quindi volevo proprio darvi qualche spunto per indossarli in modo un pochino più originale e senza ricadere nel banale o comunque nel troppo triste. È tutto per oggi, ci vediamo nel prossimo video sabato alle 10, fa strano anche per me dirlo, ma è così, abbiamo cambiato orario dei video e quindi escono sempre sabato alle 10 del mattino, più qualche volta il bonus il lunedì alle 5 di pomeriggio, per cui ci rivediamo la prossima settimana con un nuovo video, ma fino ad allora prendetevi cura di voi. Ciao!